ha fatto meglio di Matteo Ricci alle elezioni comunali di 5 anni fa, ha superato il consenso del 60% e ha incassato più di 30.000 preferenze, un risultato pieno per il neo sindaco di Pesaro Andrea Biancani, niente da fare per lo sfidante Marco Lanzi del centrodestra, che non è andato oltre il 35%, con 17.430 preferenze, dietro e probabilmente fuori dal consiglio comunale i due candidati che si presentavano con una lista civica, Pia Perricci di Vieni Oltre e Fabrizio Liva di Spazi Liberi. Beh, innanzitutto sono molto emozionato, anche molto contento di questo risultato. Già ero emozionato nel momento in cui sono stato scelto, sono stato candidato per rappresentare un'alleanza di centrosinistra fatta di sette liste, ma ricordo una città che comunque è sempre stata dal mio punto di vista ben governata negli ultimi decenni, e quindi anche arrivare e avere il carico di avere la possibilità di candidarsi in una città appunto che non ha mai, dove il centrosinistra non ha mai perso, una responsabilità sicuramente è maggiore. Il risultato, almeno fino a questo momento, un risultato molto positivo, un risultato che mi dà la giusta carica per essere subito pronto ad occupare la sedia da sindaco. Ovviamente ci sono delle priorità, la priorità sicuramente è quella di portare avanti il progetto di Pesaro Capitale della Cultura, che non può ammettere, come dire, ritardi. Non me l'aspettavo dopo aver girato tutti i quartieri, perché dal momento in cui tutti i cittadini che ho incontrato e anche tutte le associazioni di categoria economica e sociale che ho incontrato, tutti si sono lamentati del fatto che non erano contenti assolutamente del governo del centro-sinistra di questa città e che sarebbero stati felici di una svolta, tutti si auguravano una svolta. È chiaro che una illusione sul fatto che comunque le cose, queste elezioni potessero avere un risultato diverso, me l'erano fatta. Però dopo che ho visto i risultati del centro-sinistra di Matteo Ricci alle europee, il 40% dei voti solo il PD, in effetti poi ho visto adesso qualche risultato nel dettaglio, ho visto che il centro-sinistra è stato trainato soprattutto dal PD. Quindi il PD, tutti gli elettori del PD probabilmente sono andati a votare, forse a differenza dei nostri che qualcuno non c'è andato, questo è il mio unico rammarico. È chiaro che cercherò adesso in 5 anni alla guida dell'opposizione, rimarrò nel Consiglio Comunale assolutamente, perché ho preso questo impegno con tutte le persone, tutti i cittadini che hanno votato. Si sapeva che con Biancani era una grande lotta, soprattutto con Pesaro, perché di fatto Pesaro è da 78 anni così. Il nostro era un voler lasciare il segno, voler cercare di dare fiducia a tutte quelle persone che sono disilluse dalla politica, il nostro far capire alla gente comune, alla gente, ai cittadini, ai pesaresi, che per amministrare non serve far politica, perché la politica serve a fare confusione nella mente delle persone.